Benvenuti a tutti. Oggi è sabato, 9 luglio 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Ariete. Cari Ariete, buone notizie per l'amore in questo inizio di luglio. Nei prossimi giorni potrete fare incontri importanti. Venere è dalla vostra parte e lo sarà almeno fino alla metà del mese. Per quanto riguarda il lavoro, tutto è molto promettente. Ma mantenete la calma e abbiate pazienza. Domani starete meglio rispetto a mercoledì e giovedì scorso. La tensione di questi giorni sarà solo un lontano ricordo. Alcuni progetti professionali non stanno andando, dovrete aspettare la fine di luglio per vedere uno spiraglio di luce in questo senso. Non dovete trascurare troppo il partner, altrimenti potrebbe non premiarvi più con tante coccole quando ne avete bisogno. Oggi è giornata di resoconti nel campo sentimentale e non potete svignarvela molto facilmente. A volte fate progetti troppo surreali, in cui non considerate voi stessi e i vostri limiti. Potrebbe non farvi molto piacere in questa giornata cambiare collega a lavoro, ma dovrete abituarvici, almeno per un po'. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9. Attività, 7. Finanze, 7. Benessere, 7. Toro. Cari Toro, l'amore torna favorevole e da metà mese Venere sarà nel vostro segno. Cosa volere di più? Per quanto riguarda il lavoro, avete dovuto lottare per difendere i vostri diritti. Avete comunque ancora tanti pensieri per la testa. Prossimi due giorni potrebbero essere quelli nei quali vi innervosite, specie se qualcuno vi provocherà in qualche maniera. Provate a farvi scivolare le cose addosso e rimandate ogni discussione a domenica prossima. Oggi non dovrete avere paura di scontentare qualcuno se preferirete dedicare del tempo alle cose che vi piacciono di più, come stare con gli amici o con il partner. Non distraetevi, nei sentimenti, e fate qualche progetto. Avrete energia e voglia di fare a piene mani, potrete raggiungere risultati significativi nel lavoro e nella vita personale. Soprattutto se questa per voi è la prima esperienza lavorativa o una nuova esperienza, il sapere di essere all'altezza vi rende più sciolti e più padroni di voi stessi. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5. Attività, 9. Finanze, 9. Benessere, 6. Gemelli. Cari Gemelli, Venere è dalla vostra parte e questa è un'ottima notizia per voi e chi vi sta intorno. Siete un po' diffidenti e rischiate di dire qualche parola di troppo o farvi inutilmente strani pensieri. Per quanto riguarda il lavoro, dopo un periodo difficile, potete rimettervi in gioco senza timori. Domani l'amore potrebbe risvegliare qualche sentimento. Chi si è separato di recente potrebbe però avere qualche difficoltà a lasciarsi andare. I Gemelli sono in realtà molto fragili e sensibili. Preparatevi per una serata frenetica, e, se nessuno vi invita, invitate voi qualcuno a uscire. Luminosa la vita sentimentale per le nate alla fine del segno. Oggi la vostra concentrazione dovrà essere tutta rivolta verso le novità che vi porteranno le persone che collaborano o che lavorano per voi. Una giornata molto interessante per le questioni di carattere economico o professionale, se avete delle idee vincenti riuscirete a farle valere. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9. Attività, 9. Finanze, 9. Benessere, 9. Cancro. Cari Cancro, Venere sarà a breve dalla vostra parte e vi permette di togliervi belle soddisfazioni. Tenete duro ancora un po'. Cercate però di non isolarvi in voi stessi. Per quanto riguarda il lavoro, se avete fatto i conti con uno stop, è il momento di ripartire. Domani e sabato saranno due giorni abbastanza promettenti, soprattutto in amore. Chi ha una storia d'amore dovrebbe provare a dedicarsi di più all'amore, con positività. Sul fronte lavorativo sono giorni faticosi, tenete duro. Oggi il vostro partner vi potrebbe sorprendere con un regalo inaspettato. Cercate di evitare di pensare che debba farsi perdonare qualcosa, forse è solo un modo nuovo per dirvi che vi ama. La compagnia delle persone che amate di più farà rinascere in voi la voglia di impegnarvi e, se necessario, combattere per quello in cui credete.
La vostra estrema attenzione ai dettagli in questa giornata vi permetterà di non sottovalutare alcune situazioni che potrebbero compromettere il vostro lavoro degli ultimi tempi. Un pizzico di fantasia sarà quanto vi occorre per trovare la soluzione a un problema di lavoro. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9. Attività, 9. Finanze, 7. Benessere, 8. Leone. Cari Leone, lasciatevi andare a nuove emozioni e vedrete che tutto andrà per il verso giusto. Occhio con i nati sotto il segno dei Gemelli e della Bilancia perché le discussioni sono all'orizzonte. Per quanto riguarda il lavoro, il favore di Giove fa sì che presto otterrete grandi risultati. Domani e sabato saranno due giornate confuse che rischierete di alzare la voce con qualcuno. Servirà molta prudenza nei rapporti con gli altri, anche in amore. Questo dipenderà dal fatto che in questo periodo avete ritrovato molta più forza e non siete disposti ad accettare mancanze e preoccupazioni. Non peccate troppo di orgoglio. È tempo di innovare con qualche idea fresca, alimentare un po' di nuovi sogni ed esplorare filosofie rivoluzionarie. Guardando in faccia la realtà, siete riusciti ad ottenere già quello che volevate, ed ora avete le opportunità di avere ancora di più. Risulterà più semplice oggi affrontare alcuni discorsi, soprattutto quelli che riguardano il passato e che concernono i sentimenti. Occasioni eccellenti in campo sentimentale. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5. Attività, 8. Finanze, 6. Benessere, 5. Vergine. Cari Vergine, in amore dovete fare i conti con un cielo non facile in questo inizio di luglio. Avete tante responsabilità, specie sul lavoro, e fate fatica a portare a termine tutti i compiti che vi sono stati affidati. Domani dovreste cercare di forzare la vostra naturale timidezza e diffidenza e allacciare nuovi rapporti, conoscere nuove persone che incontrerete da qui in avanti. Potranno restare conoscenze superficiali, magari legate al lavoro, non dimenticate che i contatti sono importanti. In amore cercate di essere più comprensive. Una persona sta cercando di entrare nella vostra vita a piccoli passi, ma voi non gli rendete tanto semplice l'accesso, anche perché non siete molto in grado di gestire i sentimenti in questo periodo. Non cercate di avere ragione per forza in un campo che non conoscete, rischiate di apparire ridicoli. Sforzatevi di ascoltare e imparerete molto. Al lavoro potrebbe essere una noia, ma questo potrebbe permettervi di conoscere meglio le persone che lavorano con voi, per capire con chi avete a che fare ogni giorno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8. Attività, 7. Finanze, 8. Benessere, 7. Bilancia. Cari Bilancia, la luna è dalla vostra parte, per cui potrebbero esserci emozioni uniche da vivere nelle prossime ore. Per quanto riguarda il lavoro, fate pace con voi stessi e con gli altri. Evitate polemiche. Domani dovreste cominciare a stare meglio, prendervi qualche bella soddisfazione. Inoltre domenica vi attende una bellissima giornata, perché non organizzate una gita in mezzo alla natura o un breve viaggio fuori città? È tempo di scrollarsi di dosso le fatiche e i dolori provati nei due mesi passati. Nella giornata di oggi potreste risultare un tantino irritabili, quindi state alla larga delle persone quanto più potete. Lasciate che la gelosia o la collera prenda il sopravvento sulle vostre priorità? Questo è un errore. Resistete dalla volontà di combattere e di immischiarvi in qualcosa troppo grande per voi in questo momento. L'orgoglio di qualche vostro socio in affari, nonché persona a voi cara, potrebbe rovinare tutto quello che avete costruito insieme, sia nel lavoro che nella vita. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8. Attività, 8. Finanze, 8. Benessere, 7. Scorpione. Cari Scorpione, l'amore non promette grandi cose. Potrebbero esserci litigi con il partner o con chi vi circonda. Capitolo lavoro, siete stanchi e anche un po' scontenti. Non vi sentite apprezzati come avreste voluto. Domani sarà una giornata molto interessante. Le intuizioni di questi giorni saranno molto importanti, non le sottovalutate.
Chi vi sta accanto riceve da questo vostro modo di essere una grande positività, vi considerate una persona speciale. La sfera amorosa sarà del tutto soddisfacente. Ottime novità e incontri stimolanti in campo sentimentale per le nati nella terza decade. Parteciperete attivamente a quanto avviene intorno a voi e vi sentirete in forma smagliante. In campo lavorativo sarete pronti a donarvi anima e cuore ad un nuovo progetto, soprattutto se proveniente da una persona in cui riponete la vostra stima. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9. Attività, 9. Finanze, 10. Benessere, 9. Sagittario. Cari Sagittario, avete il difetto di buttarvi a capofitto quando c'è un nuovo progetto. Ma poi il vostro entusiasmo si affloscia facilmente. Per quanto riguarda il lavoro, Giove è dalla vostra parte e vi permette di rimettervi in gioco dopo alcune turbolenze. Domani sarà un crescendo che porterà ad una magnifica domenica con la luna nel segno. Dovrete sfruttare la giornata per dare spazio ai sentimenti, anche se in questi giorni vi sentite preda di molta confusione e incertezze. Attenzione se siete coinvolti in una causa legale anche se Giove vi è favorevole. Non siate gelosi degli altri amici o dei colleghi di lavoro del vostro partner, finirete per allontanarlo o per litigare. State attenti e cercate di essere meno romantici e piacioni, sono solo i ricordi che guidano i vostri sentimenti. Ci saranno momenti di frustrazione, per non essere riusciti a terminare ciò che si doveva, alternati a momenti di rabbia ed ansia, dovuti al continuo pensare alle conseguenze. Non sentitevi troppo afflitti in questa giornata se non riuscirete a combinare granché sul posto di lavoro, non dipende proprio da voi, ma dalla situazione che state attraversando con i vostri colleghi. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8. Attività, 6. Finanze, 9. Benessere, 7. Capricorno. Cari Capricorno, l'amore non fa parte dei vostri piani come un tempo e questo è certamente un limite in questo periodo ma non solo. Forse non avete voglia di una storia seria, ma vi basta un po' di passione e avventure estive. Per quanto riguarda il lavoro, avete superato un momento difficile, ora aspetta a voi. Domani potrete respirare un po', dopo due giornate piuttosto faticose. L'ideale sarebbe concedervi una piccola pausa dal solito ambiente. Dovrete rimboccarvi le maniche e risolvere i vostri problemi da soli, perché in questo momento le stelle non vi sono di grande aiuto. In amore sarebbe meglio avere accanto la persona giusta. Non potete divertirvi in questa giornata se gli altri vi prendono in giro. È ora di fare ordine nella vita sentimentale e mettere fine alle ambiguità in cui vi siete cullati fin qui. A volte il lavoro potrebbe essere non molto soddisfacente, soprattutto se noioso e ripetitivo. Siete delusi dal vostro lavoro, della carriera, persino della vostra vita familiare, e tutto ciò vi fa sentire stanchi e demoralizzati. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 10. Finanze, 9. Benessere, 9. Acquario. Cari Acquario, Venere vi manda ottimi stimoli. Lasciatevi andare, fate nuovi incontri e vivete intense emozioni. Per quanto riguarda il lavoro, arrivano belle novità. Volete dare una svolta alla vostra vita? Fatelo. Domani e sabato saranno due giornate di alta tensione. Meglio usare cautela e parlare solo quando necessario. Nonostante voi abbiate un oroscopo di grande forza, nelle prossime 48 ore potreste imbattervi in una persona che vi rinfaccia qualcosa. Contate fino a 10 prima di aprire bocca. Anche voi volete riprovare qual brivido che il corteggiamento e l'innamoramento sa dare. Solo voi avete la saggezza necessaria per aprire gli occhi ad una persona a voi vicina, che sta per commettere un errore. Mettete in mostra le vostre abilità oratorie, per dimostrare la sicurezza e la spavalderia della vostra personalità. Se vi manca il coraggio di affrontare le persone, appoggiatevi a qualcun altro, ma non arrendetevi o l'autorità. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9. Attività, 7. Finanze, 6. Benessere, 7. Pesci. Cari Pesci, l'amore non va a gonfie vele perché Venere è contraria. Forse in questa fase non avete voglia di storie lunghe,
ma solo di avventure occasionali. Per quanto riguarda il lavoro, Mercurio porterà con sé parecchie novità. Non mollate proprio adesso. Tenete duro. Domani e sabato potrebbero essere due giornate interessanti, che vi aiuteranno a ritrovare più positività. Cercate solamente di non evadere troppo con la mente e scappare dalla realtà, dai vostri impegni di lavoro. I pesci tendono a vivere in un mondo tutto loro che si costruiscono e non stare con i piedi piantati a terra. Ottima la sfera sentimentale, che si presenta ricca di serenità e di occasioni di incontro. Cordialità comunicativa e competenza brillante, in mostra in piacevoli conversazioni. Il giusto CD nello stereo è cominciato a lavorare. Lavorando assiduamente con le persone che vi sono vicine, potreste raggiungere degli ottimi risultati. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8. Attività, 10. Finanze, 9. Benessere, 10. Grazie per aver guardato l'idea. Spero di vederti presto.